giovani impegnati in tante attività diverse e negli ultimi anni anche quello che riguarda la politica e l'amministrazione, la parte amministrativa a livello nazionale e regionale, ha visto molti ragazzi, molti under 40 in particolare, mettersi in gioco per il bene dei loro paesi, delle loro città, delle loro regioni. Bene, anche Canavese non si sottrae a questa, diciamo così, new generation appunto, una nuova linea, una nuova generazione di amministratori che hanno voglia di mettersi in gioco pur mettendosi confrontandosi, o meglio, con difficoltà non indifferenti rispetto a quello che potevano essere i passati politici di questo territorio. Ebbene, tra i tanti comuni che hanno scelto in questi anni di affidarsi a un sindaco e a un'amministrazione giovane, c'è Prattiglione. Oggi con noi abbiamo Giovanni Trucano, il sindaco di Prattiglione. Piacere. Buongiorno Giovanni. Allora, tu hai 35 anni, sei un giovane che però già da alcune stagioni si è messo in gioco, un gioco non sicuramente facile, perché come dicevamo prima, amministrare un paese negli anni è diventato ancora più complicato, non che prima fosse semplice. Però purtroppo i ben noti tagli alle sovvenzioni comunali da parte dello Stato, le ultime difficoltà enormi dovute al Covid, diciamo che è complicato. Però Giovanni, vorremmo sapere come hai fatto ad avvicinarti, il perché hai deciso appunto, come dicevo prima, di metterti in gioco e fare qualcosa per il territorio. Allora, innanzitutto grazie di questa possibilità. Ah, figurati, grazie per la mia raccolta. Allora, io nella vita sono un architetto. Certo. E sono uno di quei ragazzi che ho avuto possibilità in futuro di andare, per esempio, all'estero per lavoro, ma io sono innamorato del mio territorio e quindi non mi sposterei mai. Io abito in una frazione in punta a una montagna e mi piace proprio, e questo è anche un esempio proprio del mantenere le tradizioni. Per esempio, già i miei nonni tagliavano tutti questi prati, mantenevano il territorio, perché anche quello è un po' una metafora del paese, perché cioè, questi prati con il passare del tempo diventano boschi, si vanno a perdere visuali, belvedere. Certo. E quindi non solo io in questo territorio dove abito, manteniamo con quello che riusciamo appunto tutti questi prati attivi, un po' polizia. Vivo, certo. E animato, certo. Anche sotto questo punto di vista, che effettivamente gli scorci delle nostre colline, delle nostre montagne sono bellissimi, però se non ci fosse qualcuno che facesse qualcosa, come dici giustamente tu, alla fine diventerebbero incolti oppure solo pura boscaglia e si parlerebbe, certo, di questo fascio. Prattiglione una volta era pieno di vigne, uh-huh, e territori fantastici, che poi con le varie generazioni si è andato un po' a perdere questa cultura del vino che c'era anche dalle nostre parti, come nelle Langhe. E nelle Langhe, per esempio, le colline sono patrimonio dell'UNESCO. Certo. E vediamo anche vicino a noi le cantine Bertot, certo, eccetera, che comunque rendono una passeggiata piacevole e attirano magari altre attività correlate. Questo è importante, perché come dici giustamente te, il fatto che una generazione giovane, invece di non scappare, perché è un termine improprio, però scegliere effettivamente di cambiare posto, perché è più facile sotto il punto di vista lavorativo, delle proposte, eccetera, però l'attaccamento al territorio è importante. Un territorio che voi, tu e la tua amministrazione, per quanto riguarda Prattiglione, state cercando di portare anche al di fuori dei classici confini. Ultima, recentissima, è questa intitolazione di un monumento a Tom Morello. Per chi non è avvezzo alla musica, chitarrista di fama internazionale, originario appunto, la sua famiglia originaria di Prattiglione, voi gli avete dato questa, diciamo così, l'avete fatto cittadino prattiglionese, e quindi alla fine dei conti avete dato questo tocco in più. Ecco, quanto è importante anche un evento del genere e quanto è importante aprire Prattiglione al mondo in questo caso? È importantissimo.
Infatti, in un paese, a mio avviso, quando dalla parte urbanistica è piacevole, va anche di conseguenza il fatto dell'avere dei servizi, che è fondamentale. Sono fondamentali. E oltre ai servizi, diciamo anche la sicurezza, quindi che i bambini possano giocare liberatamente, eccetera. E poi viene appunto questa cosa dell'internazionalità, delle feste, La curiosità che va a completare il mantenimento di un paese, perché dove mancano alcuni tasselli di questi che abbiamo elencato adesso, il paese a mio avviso va man mano degradando e perde, diciamo, nuovi residenti, nuove attività, le attività chiudono e quindi niente, la parte di Tom Morello noi ci tenevamo molto, forse neanche tanto per la pubblicità che ci avrebbe portato, ma per appunto gratificarci noi di Bratiglione con questo personaggio che poi conoscendolo devo dire veramente eccezionale, molto umano e lontano le luci da quello che si può immaginare una rockstar del suo calibro, perché certo, ha venduto milioni di dischi, ha suonato in tutto il mondo, è un personaggio amato e conosciuto in Italia, forse tanti l'hanno conosciuto per il fatto ultimamente di aver suonato con i Måneskin, certo, più che per quello che ha veramente suonato, però effettivamente il fatto di avere anche lui, di avere questo amore nei confronti, certo, di Bratiglione, delle sue radici, certo, credo che sia importante e voi li avete ancora di più amplificato questa cosa. Certo, tra l'altro proprio adesso saremo di nuovo partecipi come comune, perché di nuovo a sancire quanto è veramente una persona eccezionale, ha invitato tutti i suoi parenti a Los Angeles per il compleanno della sua mamma e quindi anche noi come Bratiglione parteciperemo con un augurio, appunto. Certo. Beh, diciamo che oltre a Bratiglione nel cuore, che tra l'altro è una pagina Facebook dove si racconta della vostra realtà, sarete Bratiglione in America, sì, in questo caso, una presenza importante. Una cosa che effettivamente avete fatto e state facendo, e tu da giovane amministratore quale sei, credo che state puntando molto, è il turismo. Certo. Perché tra l'altro di recente voi, sempre proprio perché siete un paese piccolino ma attivo, sì, avete inaugurato una big bench, una, sì, panchina gigante, che è, anche in questo caso per chi non sapesse, esistono in tutte le parti del mondo e attirano centinaia di migliaia di persone che sia per curiosità che per passione vanno a visitarla. Avete dei percorsi di e-bike, quindi alla fine dei conti Bratiglione sotto il punto di vista turistico sta lanciando un messaggio. Certo, noi vorremmo appunto rilanciare Bratiglione e anche un po' nel turismo. La scelta di fare questa big bench e specialmente in questa località è proprio finalizzata a portare delle persone in quello che noi crediamo essere una nostra riserva naturalistica e in una posizione diciamo strategica, perché attira delle persone che possono andare a correre, a camminare, sia dal Pette, quelli che arrivano su, okay, e vicino a un'altra meta turistica magnifica che è quella di Mares. Cavolo. E poi dopo si può salire su al Monte Soglio, che di nuovo ho una cosa con questa Madonnina che guarda l'infinito, devo, certo, dire quasi onirica, bellissima. Un altro punto di riferimento, certo, importante per tantissimi canavesani, certo, non solo per chi abita quella zona di collina e di montagna. È una, diciamo, una meta per persone, diciamo, sportive, esatto, effettivamente, nel nulla, in mezzo alle montagne, e quindi bisogna essere un po' allenati per raggiungerla, come tutte le altre mete che ho elencato. Certo. Appunto, partire, diciamo, piccolino, ci sono i servizi fondamentali, certo, immagino che come amministrazione state cercando di lavorare sempre di più su quello, anche di portare ulteriori servizi. Però ti chiedo, Giovanni, appunto, non dimentichiamoci che stiamo arrivando da un periodo complicato. Quanto è stato anche complicato per
come paese, come cittadini, come amministrazione, vivere tra l'altro queste difficoltà in un paese piccolo, cioè come quello di Bratiglione. È stato difficile, io mi ricordo quando comunque in pochi eravamo ancora attivi, il vigile, io a cercare i vari aiuti in giro, mascherine che non si reperivano, eccetera, quello è stato eccetera. Un problema. E quindi diciamo che la ripartenza è stata dura, anche perché noi avevamo una Proloco che si era quasi sciolta, e quindi abbiamo dovuto ripartire anche da quello, quindi da ritrovare dei giovani volenterosi che volessero darci una mano, e poi arrivare a tutti questi eventi che, come dicevo prima, sono un po' la corona su tutto quello che possono essere investimenti su immobili, come abbiamo fatto in passato, quindi nuove piazze, rifare il salone polivalente. O per esempio varie manutenzioni che ci possono fare, quello che erano necessarie per certo. Il paese, però appunto il coronamento sono proprio questi eventi che non si possono fare se non c'è un gruppo di persone unite che lavorano appunto a creare delle attrattive come quella che può essere di Tom Morello. Certo. Fondamentale appunto, come dicevi, il coinvolgimento del paese e dei giovani. Tu sei giovane e senza un cambio generazionale il rischio è quello che queste piccole realtà possono via via andare non a sparire, però a ridimensionarsi, e già purtroppo ridimensionamento è abbastanza evidente. E con l'esperienza che hai vissuto da amministratore, da sindaco, con quello che appunto sono state le esperienze dell'ultimo periodo, anche extra amministrazione, quali sono gli obiettivi che ti poni, che il Giovanni Trucano si pone, da una parte come sindaco e quindi come giovane amministratore, dall'altra parte come cittadino canavesano, perché hai detto una frase secondo me fondamentale, fa: sì Giovanni, ma tu ami il territorio e non vuoi andare via da questo territorio, ma vuoi cercare di fare qualcosa per il territorio. Appunto sarà diciamo la valvola, l'indice che mi rende orgoglioso del buon lavoro magari fatto è per esempio un residente in più. Secondo me il mio obiettivo da adesso in avanti sarà sempre quello di vedere magari nuove persone a Bratiglione che lo scelgono come paese di vita, dove io dico sempre che chi sceglie di abitare in un paesino piccolo come quello di Bratiglione, è una scelta dove diventa quasi indispensabile per il comune, al contrario magari di una città dove si è un numero, penso magari a Torino, queste cose qua, invece scegliere di far parte di un piccolo comune si viene innanzitutto inondati subito da un'accoglienza calorosa, e in più da mille richieste, quindi entra a far parte della Proloco, aiutaci a questo, aiutaci a quell'altro, e quindi niente, l'obiettivo è sempre quello che arrivino nuove persone a Bratiglione e che Bratiglione spero continui a crescere e a farsi conoscere. Credo che sia anche importante il fatto che tu hai detto un'altra cosa, del fatto che chi arriva viene comunque ben accolto, perché purtroppo nella tradizione piemontese canavesana, i famosi Bugianen, il fatto che siamo un territorio un po' chiuso in realtà non è così, ci sono purtroppo dei segnali dove diciamo delle cose di cui dobbiamo molto lavorare e migliorare, però effettivamente a livello di accoglienza, e credo che la questione di Tom Morello sia stata l'esempio, siccome lui che è arrivato a cercare le proprie radici abbia trovato una nuova famiglia, una famiglia allargata, e che oggi ci sia questo bel rapporto. Credo che sia fondamentale il fatto di cercare di fare uno step, e ti chiedo Giovanni quanto è importante cercare di fare massa critica, ma anche di riuscire ad uscire un po' da quelli che sono i nostri difetti o comunque quelli che sono un po' i nostri limiti.
Infatti il canavese a parer mio ha delle potenzialità grandissime sia come territorio che come centri storici, nulla diciamo da invidiare altri paesi come magari il Trentino, dove ha dei paesi simili ai nostri, con questi nuclei storici, con questi paesaggi bellissimi, però forse una vocazione turistica più spiccata. Anche loro hanno dovuto imparare. Certo. Forse noi dobbiamo imparare anche quello, essere, non copiare, ma prendere lo spunto necessario dagli altri. E per riproporre poi tutta l'esplosione turistica, e che poi grazie all'esplosione turistica si traina tutto il resto, perché quindi un paese dove le persone vogliono andare a vivere, quindi crescono le attività, cresce il valore delle abitazioni, il territorio viene maggiormente tutelato perché non è più dimenticato. E quindi secondo me in quello deve puntare il canavese, cioè a proporsi, a sapersi vendere, se ci dovesse essere la scelta di fare una festa, un evento pubblico o non farla, sicuramente la scelta deve sempre cadere in quella del farla, proprio perché bisogna cercare di resistere, di promuoversi, e poi quando tutta questa macchina sarà, diciamo, avviata, allora ci si potrà leggermente, riposarsi, però adesso c'è tanto lavoro da fare. Io sono convinto che amministratori giovani, amministratori, ma anche quelli di maggiore esperienza del territorio, visto che ci troviamo nel 2023 dove deve esserci sempre più un'apertura in un territorio come quello canavesano, dove è storica l'industria è ancora molto forte, il turismo sia fondamentale per le nuove generazioni, e credo che il messaggio che state mandando da Padiglione sia importante, anche perché appunto da giovane quale sei, effettivamente forse riesci a, diciamo così, a carpire quelle che possono essere le esigenze più dei tuoi coetanei. Giovanni, grazie per averci fatto l'onore di essere qua. Sono convinto che ci ritroveremo più avanti sicuramente per parlare di altre iniziative. Non so se tu sarai uno dei fortunati a andare da Tom Morello a Los Angeles. Purtroppo no. Auguriamo un buon viaggio a chi farà da Cicerone e racconterà un po' di Padiglione in America. Buon lavoro e ci vediamo prossimamente per parlare di, non solo Padiglione, ma di un territorio canavesano in crescita. Grazie. Grazie a te, grazie mille.